Massimo. L'Alta Via Resiana è senza dubbio la regina dei percorsi alpinistici del gruppo del Canin, non tanto per difficoltà ma quanto per maestosità e bellezza e lunghezza anche del percorso e per l'impegno in termini di tempo e fatica. È piuttosto lungo, no, il percorso. Sì, direi che la percorrenza ideale si ottiene in 2 o 3 giorni per percorrere tutta la linea delle creste. Che vanno dal Monte Guarda fino al Monte Sart. E il tratto centrale, il cuore dell'Alta Via Resiana, cioè quello che va dallo Slebe, quindi dalla Forcella di Infrababa, fino alla vetta del Canin, è stato percorso per la prima volta da Giulio Cughi nel 1898 con le guide Comac e un'altra guida. Ed è sicuramente anche a mio parere il tratto che più ha ancora le caratteristiche di una volta, non è cambiato in modo, non è facilitato più di tanto, sì ci sono dei segnali però non ci sono attrezzature tranne il tratto una breve tratto di corda nella discesa dallo Slebe. E per cui si sente ancora proprio la montagna come essa è, senza le facilitazioni determinate dalla frequentazione e dall'antropizzazione. Sì, diciamo subito appunto che non è un sentiero classico, è un percorso di cresta proprio. Però l'Alta Via Resiana, la vediamo oggi quando parliamo di Alta Via Resiana parliamo esattamente di quel percorso che descrivo fra poco, ma è stato concepito molto dopo del primo percorso di Giulio Cughi, è stato ideato dai Ghiri di Resia negli anni 80 che con un grande lavoro lo hanno fatto dei sopralluoghi, lo hanno segnalato, lo hanno attrezzato dove ritenevano opportuno, hanno fatto tutte le attrezzature per la discesa dal Pico Carnizza, se non erro. Con l'aiuto del CAI sottostazione di Tricesi. Ecco, con la puntualizzazione di questo aiuto. E successivamente l'ente parco ha giustamente ritenuto opportuno valorizzare questo percorso attraverso fondamentalmente 2 azioni. La prima è quella di una pubblicazione che la descrive, che è questa, dove ci sono tutti i dati tecnici, non si vede. Sì, sì. Adesso tiena ferma che adesso te la inquadrano. Eccola qua. Che dove ci sono tutti i dati tecnici per la percorrenza dell'Alta Via. E la seconda attività sono degli accompagnamenti che vengono svolti lungo l'Alta Via Resiana 1 o 2 all'anno. Organizzati dall'ente parco sei tu che sono proprio io porti, che accompagno 2 o 3 persone perché le difficoltà dell'Alta Via non consentono un numero maggiore di persone e facciamo questo percorso rapidamente senza sì, perdersi. Quali sono le difficoltà grosso modo principali? Difficoltà sono alpinistiche anche se non sono particolarmente alte nel grado delle difficoltà alpinistiche, però è una via alpinistica e non è una via ferrata. Ecco, non ci sono attrezzature? Ci sono poche attrezzature in pochi punti, ma il tratto centrale in particolare è quello del passaggio nella zona del Porton sotto Canin, dal Cernivogo sotto Porton sotto Canin e poi a salire verso Canin Basso, non è attrezzato, è esposto, ci sono dei passaggini fino al secondo grado da fare in arrampicata, per cui è a tutto per tutto un percorso alpinistico. Rapidamente lo si può percorrere in entrambi i versi. Personalmente preferisco il percorso che va dal Monte Guarda, attraversa le creste, in quel tratto lì sono erbose, poi raggiunge il bivacco Caimanzano, di lì si sale per la ripidissima sella di Infrababa Grande e si comincia a percorrere, a cavalcare queste creste fino sullo Slebe, poi si raggiunge con un po' si comincia a fare dei passaggini su roccia per raggiungere la cima dello Slebe, c'è un cavo per scendere dallo Slebe, si raggiunge la Scaplagna, sempre lungo percorsi di creste, Cernivogu, si scende sul Porton sotto Canin che è un'insellatura e si sale al Canin Basso e quindi alla vetta del Canin. Dopodiché
dalla vetta del Canin ci sono delle attrezzature, ma non è tutto coperto da attrezzature, quindi di nuovo bisogna avere un po' di capacità alpinistica. Si scende verso il Picco Carnizza e per raggiungerlo si deve scendere più bassi, poi si risale al Picco Carnizza per scendere ancora fino sulle ghiaie alla base della parete. Si percorre la ferrata Rosalba Grasselli, che è una ferrata anche esposta, anche impegnativa, ma a mio parere non è il tratto più impegnativo dell'Alta Viresiana. Dopodiché l'Alta Viresiana dal punto di vista alpinistico si ammorbidisce un pochino, ma rimane spettacolare. Si attraversa lungo una bella mulattiera il Picco di Grubia, si raggiunge la Forcella di Terra Rossa, si percorre la bella cresta per Sentierino, anche esposta in brevi tratti, ma non difficili, fino al Monte Sart, si scende giù, si attraversa via, si scende su Tanassarto, si attraversa via fino a Ligor Crasso e di lì finalmente si raggiunge Stolpino.